È finita ieri sera la protesta del Comitato Civico Alburni sulla strada provinciale 12 Arteria, che collega diversi comuni degli Alburni, tra cui Acquara, Ottati, Castelcivita, Sant'Angelo a Fasanella e Corleto. Gli abitanti della zona, che avevano effettuato un presidio permanente, chiedono interventi urgenti per il ripristino della strada, sprofondata in vari punti, e il risanamento di un costone roccioso soggetto a continue frane e caduta massi. La provinciale 12 è chiusa al traffico veicolare da circa 10 mesi e oltre al danno economico e all'isolamento, i residenti subiscono enormi disagi per gli spostamenti quotidiani. Ieri sera la notizia che tutti aspettavano è stata data in diretta su Telecolore dall'assessore alle politiche sociali del comune di Ottati, Alessandro Capozzoli, che ha avuto assicurazioni dal consigliere regionale con delega ai piccoli comuni, Giovanni Fortunato. La Regione Campania farà intervenire il Genio Civile per lavori di somma urgenza. Al massimo domani, ha riferito Capozzoli, ci sarà il sopralluogo dei tecnici per le verifiche del costone roccioso e del manto stradale. Nei giorni scorsi, poi, anche la strada alternativa per Acquara è stata interrotta, sempre a causa di una frana. E sempre ieri nel corso di speciale TG, la trasmissione in onda su Telecolore condotta da Franco Esposito, il consigliere regionale Giovanni Fortunato ha invitato i sindaci dei comuni interessati dalle frane e dal dissesto idrogeologico a riunirsi in consorzio per presentare alla Regione dei progetti di risanamento e per dare più voce alle problematiche del territorio. Proprio perché nessun progetto era stato presentato dai comuni interessati, non riguarda la strada provinciale 12 lo stanziamento annunciato ieri dall'assessore regionale alla protezione civile Edoardo Cosenza di 27 milioni e 630 mila euro per 46 interventi di messa in sicurezza e adeguamento di strade provinciali e regionali del territorio della provincia di Salerno, interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico. E non rientra nel finanziamento nemmeno il risanamento della strada di Giovi Montena a Salerno, interrotta da tempo a causa di una frana e che continua a provocare enormi disagi ai cittadini. Sulla delibera approvata dalla Giunta regionale sul dissesto stradale in provincia di Salerno si registra l'intervento del segretario regionale della CGIL Franco Tavella. Un provvedimento utile e apprezzabile, ma ancora una volta approvato quando i danni sono stati prodotti e migliaia di cittadini sono rimasti isolati. Il problema della viabilità salernitana, secondo Tavella, è garantire una manutenzione ordinaria. Al contrario, le strade, in particolare quelle interne, sono da tempo abbandonate a se stesse, una condizione di degrado che ha determinato lo sbriciolamento del territorio. L'assessore Cosenza e l'amministrazione provinciale di Salerno non utilizzino lo stanziamento deciso, conclude Tavella, ai fini della propaganda politica, ma si concentrino per risolvere e gestire al meglio una situazione di emergenza che ha superato i limiti di guardia.